Buongiorno in blu. E diamo uno sguardo anche noi all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Ci siamo soffermati soprattutto ieri sull'aspetto che riguardava soprattutto il clima, però vediamo che dalle Nazioni Unite negli interventi dei singoli attori, altri rappresentanti, c'è molto molto da dire per quanto riguarda gli interventi di Conte, ma anche sicuramente l'intervento di Trump. Dicevamo prima, soffermandoci in rassegna stampa, che Trump non è nel suo lungo intervento, dove veramente ha toccato direi tutti gli angoli della terra e tutti i temi possibili e immaginabili per un politico, non ha toccato i temi ambientali, il tema riguardante il clima. Sappiamo che, se proprio non è tra i negazionisti, la posizione di Trump rispetto ai filoni più vorrei dire ordinari, ma sembra brutto e riduttivo, però diciamo quelli che sono condivisi dalla gran parte degli scienziati, non è che proprio li sposi completamente. Credo di essere più che blanda a dire così. Comunque, il fatto proprio di non citare neppure la tematica del clima nel giorno in cui, tra l'altro, a parte il presidente brasiliano Bolsonaro, invece è arrivato questo attacco importante accusando l'ONU e non solo di ingerenza, perché l'Amazzonia, come leggevamo, bellissima veramente la prima pagina dell'Avvenire, l'Amazzonia non è patrimonio UNESCO dell'umanità, l'Amazzonia del Brasile. Beh, insomma, mettere queste cose insieme, devo dire che un certo effetto lo fa. Io subito dal buongiorno e il bentornato a Giampiero Gramaglia, direttore di Affari Internazionali, la rivista degli AI. Buongiorno, direttore. Buongiorno Chiara e buongiorno agli ascoltatori. Allora, io vorrei dare uno sguardo all'intervento di Trump ieri alle Nazioni Unite, però ovviamente parlando di Trump, dati i titoli oggi che ritroviamo sui giornali riguardo l'impeachment, non posso non farti anche una domanda su questo, visto che già tu sul Fatto Quotidiano avevi detto chiaramente che il Kiev Gate fa più danni a Trump che a Biden. Questa volta potrebbe essere veramente una brutta gatta da pelare per il presidente americano, tra l'altro a un anno dalle elezioni presidenziali. È una brutta gatta da pelare, e forse ha preso un po' in contropiede il presidente degli Stati Uniti, che non si aspettava questa fiammata. Però nelle prossime ore Trump ha organizzato una sua difesa, ha detto che pubblicherà il testo della telefonata o almeno la minuta degli appunti sulla telefonata tra lui e il presidente ucraino, il nuovo presidente ucraino Volodymyr Zelensky, che ha ribadito che non c'è nulla di scorretto nella sua comunicazione, e ha di nuovo sostenuto che il ricorso all'impeachment da parte dell'opposizione democratica è un'operazione montata per distrarre l'opinione pubblica dai suoi successi, una colossale caccia alle streghe. Gli stessi democratici, mi pare, che facciano passi per preparare l'impeachment, ma si preparano a fare questa mossa, ancora non la fanno. La sensazione è che il Russia Gate sia passato e che il Kiev Gate debba ancora crescere li induce forse a una certa prudenza. Staremo a vedere quali saranno i prossimi sviluppi. Invece, guardando all'intervento di Trump alle Nazioni Unite, si è notato che tra i tantissimi temi che Trump ha affrontato nel suo discorso, non ha parlato di clima. E il giorno prima già non doveva partecipare alla summit sul clima, poi giusto che era lì da quelle parti ha fatto una capatina, no? Che forse era anche peggio che essere del tutto assente a quel punto. Sì, non c'è dubbio che il silenzio di Trump che ha parlato di quasi tutto, ma non ha detto una parola sul clima, nel contesto di una settimana di Assemblea Generale delle Nazioni Unite dominata in apertura dalle preoccupazioni espresse dai leader di una sessantina di paesi e dagli impegni presi da 77 paesi per lottare contro il cambiamento climatico,
ha fatto più rumore delle parole che Trump avrebbe potuto dire. E poi il caso dei riti dell'ONU che prevedono, sinceramente non si capisce perché, ma data dall'inizio dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, che il primo discorso sia fatto dal Presidente del Brasile seguito dal Presidente degli Stati Uniti, ha fatto sì dunque che nella liturgia della giornata di martedì ha parlato prima Jair Messias Bolsonaro, presidente brasiliano, poi ha parlato Trump, due negazionisti del clima, Bolsonaro che era all'esordio assoluto di fronte alle Nazioni Unite, ha negato che l'Amazzonia sia patrimonio dell'umanità, forse lui pensa che sia un patrimonio degli speculatori, e ha detto che la regione è virtualmente intatta, come se gli incendi che si vedono anche dallo spazio siano un'invenzione degli ambientalisti. E Bolsonaro ha parlato in questi termini, Trump non ha parlato del tutto. La sensazione che le promesse, gli impegni e un certo entusiasmo diplomatico della giornata di lunedì sul cambiamento climatico non siano del tutto ben riposti. Infatti. E forti. No, proprio c'è stata questa diversità di clima e di messaggio dalla giornata di lunedì, tutti quegli applausi tributati a Greta Thunberg, le grandi dichiarazioni fatte, poi invece questo risveglio il martedì, no? È stato proprio... quasi, mi verrebbe da dire, quasi da trama cinematografica, un prima e un dopo. Sì, è stridente. Tantissimo. Ma con la forte sensazione che lunedì abbiamo recitato e martedì siamo noi stessi. Infatti, questo è proprio l'idea del risveglio. Guardando gli interventi, ti rubo però soltanto un altro minuto. Una tua valutazione rispetto al discorso del nostro Premier Conte? Ha fatto una bella figura? Il nostro Presidente del Consiglio, il Presidente del Consiglio italiano, si è ormai dato una capacità di fare una bella figura nei consessi multilaterali, nei consessi internazionali. Anche questa volta mi sembra ha scelto toni e temi che non dico gli abbiano dato un rilievo assoluto al ruolo italiano, ma comunque hanno collocato bene l'Italia nel contesto europeo senza metterla in urto con gli Stati Uniti, cosa che bisogna dire Conte riesce a fare fin da quando capo di un altro governo esordì sulla scena internazionale nel difficilissimo G7 del Canada nel 2018. Beh. E riuscì a fare l'europeo con gli europei e essere amico di Trump con Trump. E da questo punto di vista funziona? Sì, mi sembra di sì. È persona dal tratto personale gradevole, sa le lingue, quindi non è a disagio con i suoi interlocutori, è riuscito a scambiare una pacca sulla spalla che non è nella nostra cultura con Trump, e siede accanto adesso alla cancelliera Merkel e al presidente Macron senza imbarazzi e senza, anzi, marcando una certa affinità. Dico adesso perché fin quando era premier del governo precedente questa operazione riusciva più difficile. Grazie a Giampiero Gramaglia, direttore di affari internazionali. Buona giornata, direttore, buon lavoro. Grazie a te, Chiara, una buona giornata agli ascoltatori. You lit the candles on the cake and threw the match down on the floor. Wish I knew what you were wishing for. Handing out the
paper planes to all your friends that you adore. Are you haunted and wanting more? That far away look in your eyes is getting harder to disguise. Nobody moves the way you do, walking round the grocery store. Only you know what you're looking for. And when your working day is through, you walk the darkness to your bed. Prima ci siamo soffermati in rassegna stampa sulla prima pagina dell'Avvenire, su quel titolo Attesa per la vita, perché è slittata oggi la decisione della Corte Costituzionale sull'aiuto al suicidio, cosiddetto suicidio assistito. Abbiamo ricordato come si sta parlando, la questione nasce da un caso specifico, quello di Fabiano Antoniani, conosciuto come DJ Fabo, quarantenne, tetraplegico dal 2014 per un incidente che il 27 febbraio 2017 è stato accompagnato da un esponente dei radicali, Marco Cappato, in Svizzera per appunto togliersi la vita. Perché la decisione spetta alla Corte Costituzionale? Perché la Corte Costituzionale un anno fa aveva chiesto che fosse il Parlamento a definire una legge, un testo di legge. A distanza di un anno niente è stato fatto, niente è stato prodotto a livello parlamentare, cioè qualcosa, si è cominciato a incardinare i lavori, però insomma siamo veramente ancora molto molto lontani. E quindi l'attesa è per oggi, con tutte le polemiche che seguono, perché una materia del genere è necessaria, che presenta tante sfaccettature sicuramente controverse, deve mettere insieme tante diverse sensibilità alla luce sempre di quello che però prevede la Costituzione. Per questo il luogo deputato è il Parlamento. Grazie per essere con noi a Filippo Anelli, presidente FENOMCEO, la Federazione Nazionale dell'Ordine dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri. Buongiorno presidente. Buongiorno, buongiorno a voi. E c'è molta attesa e preoccupazione per la decisione della Consulta, per una decisione così portante e importante che potrebbe, no, in qualche modo cadere dall'alto. Sì, la decisione, la Corte aveva già emesso un'ordinanza un anno fa con la quale aveva in qualche maniera provato a dare delle indicazioni. Sì. Cioè l'aiuto al suicidio poteva essere non oggetto di incriminazione per chi lo avesse messo in atto, soltanto nel caso in cui ci fossero dei malati terminali, quindi a prognosi infausta, che fossero dipendenti dalle macchine, che avessero dei dolori e quindi una vita, diciamo così, una qualità di vita compromessa dalla sofferenza, e che avessero la volontà di terminare la propria vita per questa ragione, insomma. Questi erano i paletti fissati dalla Corte, che aveva ovviamente demandato al Parlamento la decisione. Tra le altre cose, la Corte sottolineava la necessità di inserire anche l'obiezione di coscienza per gli operatori sanitari, essendo questa una materia, come lei sa, profondamente, che incide profondamente su quelli che sono i principi etici proprio che ispirano la professione medica. E infatti ieri i medici cattolici hanno fatto sapere che loro si rifaranno, no, all'obiezione di coscienza, e hanno detto: guardate, siamo in tanti, non siamo solo i cattolici.
Sì, il nostro codice vieta atti che favoriscono la morte. È una prescrizione, diciamo, che è molto antica nella professione medica, la troviamo addirittura presente sin dal 400 avanti Cristo nelle indicazioni che Ippocrate aveva dato. E per noi, diciamo, è un paradigma di comportamento. Il nostro ruolo si basa proprio sul fatto di considerare la malattia il nemico da sconfiggere e la morte da allontanare come sempre più, insomma, tant'è che siamo giudicati proprio, o valutiamo il Servizio Sanitario Nazionale, l'efficacia delle cure proprio dalla sopravvivenza, no? Cioè dall'allungamento della vita. Ora, cambiare atteggiamento per noi sarebbe problematico, lo considereremmo fuori natura, insomma. Considerato che questa professione è fatta proprio per la vita, considerare la morte uno strumento per alleviare le sofferenze per noi ci risulta molto, molto complesso, per cui diciamo che la discussione può essere fatta all'interno della società sul diritto individuale delle persone a decidere o meno sulla vita, ma i medici vorrebbero, se fosse possibile, restare fuori da questo tipo di atteggiamento. Secondo lei c'è il rischio reale, perché è il timore che molti esprimono, che in realtà la depenalizzazione dell'aiuto al suicidio poi apra de facto ad un testo sull'eutanasia? Ma sì, cioè la tendenza è ovviamente questa, non v'è dubbio, anche sebbene la Corte abbia inserito questi limiti piuttosto precisi e quindi che ne limitano naturalmente l'estensione a casi di natura diversa, resta il fatto che all'interno della società si aprirà sempre di più il dibattito sull'eutanasia e sul diritto individuale a considerare la vita un patrimonio personale di cui disporre e non invece un bene come è stato finora indisponibile. Posto che ovviamente la questione dell'obiezione di coscienza è estremamente personale, ma secondo lei, al di là dei medici cattolici, sarebbero veramente tanti i medici non cattolici ad aderire e a ricorrere all'obiezione di coscienza? Ma guardi, la posizione è espressa a nome della federazione, teoricamente a nome di tutti i medici, è una posizione naturalmente che tenta a salvaguardare un ruolo, un modo di svolgere la professione così come è stata fatta sinora, non esprime la nostra valutazione non esprime un valore ideologico che naturalmente resta in capo al singolo individuo come cittadino di questo paese. Però io credo che saremmo tantissimi medici a voler continuare a fare i medici in questa maniera, cioè a favore della vita e non utilizzando la morte come strumento per alleviare sofferenze. Presidente, la ringrazio. Casomai torniamo a sentirci una volta, quindi domani, se non slitta ancora, è attesa per oggi la decisione della Corte. Quindi in caso domani sia d'accordo potremo tornare a sentirci. Grazie per oggi. Filippo Anelli, presidente FENOMCEO, grazie ancora. Per noi pochi minuti, breve interruzione, 8 e 10, minuto più minuto meno, ancora insieme. Avevo già la luna e Urano nel leone, il mare nel cassetto, le mille bolle blu, da quando sei andata via non esisto più. Il mondo è grigio, il mondo è blu, cucurucucu, paloma.
americani, le gesta erotiche di scuopelle di luna, le penne stilografiche con l'inchiostro blu, la barba con rasoio elettrico, non la faccio più. Il mondo è grigio, il mondo è blu. Conosci Yepon.it? Siamo il primo e-commerce che ti premia per ogni acquisto. Come? Facile, con Yepon Club. Vieni su Yepon.it, registrati, accedi alla sezione Yepon Club ed effettua i tuoi acquisti su centinaia di grandi siti convenzionati. Ti rimborsiamo una parte dei soldi spesi da riutilizzare liberamente sul nostro sito. Non ci credi? Garantisce Yepon, l'e-commerce che rivoluziona l'e-commerce. Visita il sito Yepon.it. C'è un paese dove uomini e donne camminano insieme. Le sconfitte non li hanno fermati e nemmeno le vittorie. È l'Italia dell'8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È il paese dei progetti realizzati. Scoprili su 8x1000.it. È scattata l'ora solare, ma non quella solita. Io sono